Presidente Capaldo, il vostro è un comitato davvero instancabile, e tantissime iniziative, nel 2014 è già la seconda. Sì, la San Valentino in Villa è la nostra seconda iniziativa e fa parte di un progetto di valorizzazione sociale del nostro quartiere, che è un quartiere periferico e tutti i quartieri periferici purtroppo non vivono dei disagi sociali che purtroppo solo con queste iniziative possono essere superati. Il nostro evento è stato fortemente voluto dai ragazzi del quartiere che hanno strutturato una manifestazione diversa per festeggiare San Valentino in modo molto originale, perché ci saranno giochi di coppia, degustazioni, animazione, quindi praticamente vi aspettiamo tutti, ci sarà tanto divertimento. Speriamo tanto nella partecipazione di tutti perché la vostra partecipazione sarà per noi un modo per migliorarci e per fare meglio per le prossime iniziative. La nostra festa si svolgerà all'interno della struttura coperta di Villa Maria nel Rione Grotti. L'ingresso sarà libero, per cui siete invitati tutti, coppie e non. La serata prevede una parte gastronomica che comprenderà friggitoria, la pizza della pizzeria Usarracino di Nocera Inferiore, dolci, bibite e vini della cantina I Vini di Nonno Gentile, sempre di Nocera Inferiore. Per quanto riguarda l'intrattenimento, invece, ci saranno balli, musica di karaoke e giochi, che prevederanno un premio finale presso il Gatto e la Volpe, una cena per chi vincerà questi giochi. Vi aspettiamo tutti.